Da Radio Speranza va ora in onda Unital Siamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara. Carissimi ascoltatori di Radio Speranza e carissimi amici unitalsiani, oggi sono in compagnia di Federica, che... sono tornata dopo tanto, mi siete mancati. Che bello, anche tu. È una bella emozione sempre tornare. Come no, scherzi, dopo tanti anni. Non abbiamo voluto disturbarti, insomma. Lo so, a volte sì, non è facile. Però insomma c'è incomincia a esserci bella alternanza, dai. Sì, quindi sì, collaborazione, sì, tanta sì, possibilità sì, sì. Di ringraziamo alternarci, Marta e Marianna per la puntata scorsa e quindi ecco, speriamo di avere sempre giovani che si mettono in gioco anche per la radio. Sì, perché, sì, è bellissimo. Ecco, è bellissimo, un bello strumento. Bisogna sperimentare. Di diffusione. Allora, e intanto oggi ci preme subito un saluto e un pensiero per la nostra carissima Margherita Melendez, nostra unitalsiana, anziana, 87 anni, che è venuta a mancare proprio ieri. Aveva una sua disabilità, ma è stata una compagna di viaggio per tanti, tanti anni. Non parlo solo di viaggio, di pellegrinaggio, ma di viaggio della vita. Margherita, che ricordo di una grande fede, ed era sempre pronta a dare la sua testimonianza sulla parola. Faceva anche un cammino di fede lei nella comunità neocatecumenale, ma al di là di questo era proprio fervente e ci teneva proprio a dare sempre la sua parola, e quindi la ricordiamo con tanto affetto. Ecco, avremmo voluto tenerla ancora più con noi, e personalmente ricordo la processione di San Cetteo. È stato un bel momento, ha partecipato anche lei alla Santa Messa, quindi abbiamo avuto questa occasione. Poi purtroppo la situazione di salute è precipitata. Un abbraccio alla famiglia, ad Antonella, Lucia, al fratello e a tutti i parenti. Ed oggi anche da questi microfoni diciamo che ci saranno i funerali a San Cetteo alle 15:30 per chi vuol venire a dare saluto alla nostra carissima Margherita. In ogni caso l'accompagniamo con la preghiera anche da ovunque siamo, preghiamo per lei e come per tutti i nostri cari amici. Bene, allora abbiamo intanto da comunicarvi di alcune iniziative che si sono svolte. E io ho partecipato insieme a un gruppo, un piccolo gruppo, visto il tempo veramente brutto sabato scorso, al bellissimo incontro Talitacù, organizzato dal Centro Volontario della Sofferenza per i 10 anni della beatificazione di Monsignor Luigi Novarese, fondatore del CVS. È stata una mattinata veramente bella in ogni senso, a livello spirituale soprattutto, grazie all'Alexio Divina anche del nostro arcivescovo che ha aperto questo incontro, l'Alexio proprio sul brano della guarigione dell'emorroissa e della figlia del centurione Gairo, l'Alexio incentrata soprattutto sulla fede, quello che mi ha colpito, questa fede manifestata pienamente dal centurione, quindi una persona che magari uno pensa non possa avere, quelle persone che noi diciamo ma che fede, invece ecco, una grande fede, e la fede discreta, riservata della donna, dell'emorroissa che cerca di farsi spazio tra la folla per toccare almeno il lembo del mantello. E quindi l'Alexio sul nostro percorso di fede, sulla nostra fede, riscoprire la nostra fede nel risorto, una rivelazione, l'arcivescovo ha detto in questo brano, della risurrezione. Il Signore manifesta la sua potenza.
E poi abbiamo avuto il piacere di avere il responsabile internazionale, il sacerdote, padre, scusate non ricordo il nome, un giovane polacco, ma veramente una persona tanto a modo, dico io, è così, tanto sorridente, che vuol dire molto, che ci ha parlato appunto anche della figura di, soprattutto della figura di Monsignor Luigi Varese, del carisma dei volontari della sofferenza. E poi c'è stato il coordinatore nazionale, un altro giovane, dico giovane anche se forse tanto giovane non è, che ha preso il posto della nostra carissima Lucia Maiolino. E comunque ecco, abbiamo fatto poi le conversazioni spirituali in piccoli gruppi, un momento sempre molto bello, proprio per confrontarci, ma per condividere sulla base di quello che abbiamo ascoltato. E che cosa diciamo è emerso? Diverse cose. Le domande erano molto stimolanti nel gruppo di lavoro, ecco, incentravano sulla inclusione delle persone disabili nella nostra comunità diocesana, nelle nostre comunità parrocchiali. Ed è emerso che insomma l'accoglienza e l'inclusione devono ancora fare un bel cammino da parte sia dei sacerdoti che dei laici, che si devono fare promotori, soprattutto quei laici che già fanno parte di associazioni. Ecco, noi associazioni forse dobbiamo ancora di più, già cerchiamo di farlo, essere una spinta alla inclusione, all'inserimento veramente concreto delle persone disabili nelle parrocchie, soprattutto ecco, non ne vediamo molti che partecipano. Ecco, noi ci auguriamo che questo possa avvenire. E poi un altro concetto importante è che ecco, la persona disabile deve essere artefice e partecipe del suo essere, della sua inclusione, ecco, con quello che ha, con le sue proprie capacità, con i propri carismi. C'è stato un bel video che ci è stato mostrato di un'esperienza sempre del CVS nella zona di, delle Puglie, Bari, in provincia di Bari, dove è stato bellissimo vedere questi ragazzi, più o meno ragazzi, io li chiamo disabili, che partecipano attivamente alla Santa Messa, ognuno con un compito ben preciso. Quindi ci auguriamo che ci sia una maggiore inclusione grazie alla collaborazione di tutti. Di tutti quanti nelle nostre parrocchie, nelle nostre realtà ecclesiali. E ieri invece un evento nella nostra sede, allora già vi abbiamo detto da questi microfoni, anche Marta e Marianna ve l'hanno ricordato, che siamo all'opera nel nostro mercatino Mani Confuse, che nel periodo natalizio diventa veramente molto attivo, lo siamo sempre, però c'è grande fermento nel periodo natalizio, sia nella sede ma anche nelle proprie case, dove si realizzano bellissimi lavori. E abbiamo ieri aperto il nostro mercatino, è stata la prima apertura ufficiale con il Rotary dei Vestini, grazie alla promozione di Rita Sbraccia, un'amica che ringraziamo anche da questi microfoni, che ci ha portato anche i prodotti della sua azienda, i freschissimi, e quindi c'è stato anche questo momento conviviale di degustazione. Abbiamo degustato molto bene, veramente cose squisite preparate anche da lei e dalla sua cara mamma che era presente. E quindi abbiamo accolto e ospitato un bel gruppo di persone del Rotary che sono venute a vedere il nostro laboratorio, a conoscerci, e sicuramente continueremo in questa collaborazione. Ringraziamo anche il presidente Pierpaolo Di Rocco. Bene, ecco, Federica ricorda ancora di più, che ci ha proposto una collaborazione come un incontro, anche una specie di convegno, sia per Scala ma anche all'interno, ecco, visto che Federica è commissario a penne, quindi sì. È chiamata in casa anche lei. E allora veniteci a trovare al nostro mercatino, saremo aperti il venerdì sicuramente, proprio per mostrare i nostri lavori e offrirli a chi desidera fare un pensiero a se stesso o agli altri, ecco, originale naturalmente, e comunque potete chiamarci anche per appuntamento, va bene?
E adesso passiamo alla parte importante di questa trasmissione. Vogliamo dedicare la gran parte della trasmissione alla giornata evento che avremo il 3 dicembre. Prima domenica d'avvento per noi è la giornata dell'adesione, che si celebra in tutta Italia a livello nazionale. E quindi ecco, ho chiamato proprio Federica, che è la voce anche ufficiale, espressione della sezione, vale a dire della regione, stare qui con noi per parlarci di questo evento importante. Noi qui ci incontreremo, intanto lo ripetiamo perché l'abbiamo già detto, ma ci incontreremo nella parrocchia di Santo Stefano in via Montebove, zona dietro Capacchietti Ospedale Civile, dove c'è il nostro assistente, il parroco Don Gregorio. La messa sarà celebrata alle 18, ci incontriamo un po' prima per organizzarci per questo rito dell'adesione e poi avremo anche un momento conviviale, come il nostro stile, ognuno porta qualcosa e condividiamo. Ecco, allora, prima di passare nel vivo di questa giornata, ci lasciamo un attimino alla musica. Benissimo, carissimi ascoltatori, siamo qui per la trasmissione Unital Siamo e insieme a me oggi c'è Federica. Buongiorno a tutti di nuovo. E vogliamo adesso dedicare questa seconda parte della nostra trasmissione all'evento del 3 dicembre, prima domenica d'avvento, la giornata dell'adesione che noi celebriamo puntualmente ogni anno a livello nazionale. Quindi lascio la parola a Federica. Che ci dice lei? E la celebriamo a livello proprio statutario ormai da tanti anni, la prima domenica d'avvento, che quindi segna anche l'inizio del nuovo anno liturgico, quindi una nuova ripartenza, e anche per noi unitalziani indica il rinnovo del nostro impegno e del nostro eccomi, rifacendoci, ripensando appunto all'eccomi al sì di Maria. E quindi una riconferma e una spinta di nuovo, ecco, a riprendere un nuovo anno associativo. E come diceva Rita, ciascuna sottosezione si organizza nel proprio territorio. In genere la celebrazione che si va a fare è inserita o in una paraliturgia, ma noi preferiamo molti all'interno della celebrazione eucaristica, e che è un modo anche per rendere partecipe tutta la Chiesa di questa nostra festa, di questa nostra giornata,
proprio perché l'Unitalsi è un'associazione ecclesiale, quindi lo rinnoviamo, rinnoviamo anche questo significato, lo diciamo, lo spieghiamo, e quindi anche è l'occasione. E vogliamo dirvi cosa rappresenta per noi questa giornata, appunto, dell'adesione, leggendo quello che è l'introduzione che viene preparata ogni anno, che ci introduce bene al significato e quindi così capiamo meglio di che cosa parliamo e che speriamo che venga letta, appunto, all'inizio di questa nostra, di queste nostre celebrazioni. Ecco, la celebrazione dell'adesione esprime visibilmente la risposta alla nostra vocazione di battezzati. Rinnoviamo oggi il nostro impegno ad essere Chiesa nell'Unitalsi, nella quale siamo chiamati a essere testimoni del Vangelo, nella cura e nell'accompagnamento delle persone fragili, grandi e piccine, in particolare gli ammalati. In questo anno speciale, ricordiamo che l'Unitalsi sta vivendo il suo 120° compleanno, quindi è importante, veniamo incoraggiati nel nostro impegno associativo dalla peregrinazio dell'effigie della Madonna di Lourdes, evento che ci ricorda il tema annuale che ci viene proposto. Si venga qui in processione. Maria viene tra noi in pellegrinaggio per incoraggiarci a nostra volta ad andare verso di lei. Gli inviti a Bernadette, ad andare dai sacerdoti, a costruire una cappella, a venire in pellegrinaggio, evocano movimento, uscita dal torpore, soprattutto ci chiedono di vincere il timore del futuro e quindi di dare slancio alla nostra attività. Vogliamo assumere con entusiasmo il tema di quest'anno, non solo in riferimento ai pellegrinaggi che vivremo, ma come stile di tutta la nostra attività. Il tema ci ricorda che siamo in cammino, mai arrivati, sempre in via di conversione. Ci richiama altresì a non ripiegarci sull'individualismo, ma a riscoprirci popolo, comunità, come visibilmente ci riconosciamo insieme in ogni pellegrinaggio. Infine ricorda la meta, che è la Vergine Maria, che ci attende, ma che ci accompagna nella vita quotidiana. Riprendiamo il cammino con l'entusiasmo di aver partecipato ai pellegrinaggi in questi ultimi mesi. La Madonna ci invita ad attivarci nel seguire il suo Figlio Gesù. Riconfermiamo, o diciamo per la prima volta, il nostro sì all'Associazione Unitalsi, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle, sostenuti sempre dallo sguardo di Maria, per rispondere sempre meglio all'amore di Dio per noi. Io penso che una sintesi così proprio chiara e veramente illuminante, dovremmo fissare tanti punti di questo. È bellissimo tutti questi verbi che ci richiamano al movimento e ad uscire verso altri che sono poi in difficoltà e verso il popolo di Dio. Ricordo poi che all'interno c'è una cerimonia, i soci vengono chiamati a rinnovare proprio pubblicamente la propria appartenenza e concretamente si incomincia il nostro rinnovo anche a livello di quota associativa, che è un sostentamento anche per le sottosezioni e per i vari territori, per cui fino al 31 dicembre i nostri soci sono chiamati, ecco, a manifestare anche concretamente il proprio aiuto e la propria appartenenza con il rinnovo della quota associativa, che si comincerà proprio da domenica fino al 31 dicembre. Diciamo che questa quota associativa naturalmente ha diritto alla copertura assicurativa durante in tutte le nostre attività, esatto, quindi anche nel laboratorio, nei vari pellegrinaggi, nelle varie uscite. Ecco, anche questo è un aspetto importante da sottolineare, ma è proprio una forma di sostentamento. E vai, Federica. No, non mi voglio dilungare molto. Io c'è un hashtag, io aderisco perché, ecco, che ci rinnova ogni tanto le nostre motivazioni. Invito tutti i soci un attimino in questa giornata anche a ripensare il proprio servizio, certo, il proprio essere unitalsiani, quindi serve anche a questo e il proprio impegno. E quindi ci potete poi seguire sui social, le condivisioni, ci saranno tante condivisioni di questa giornata nazionale un po' da tutte le parti di sezione.
e l'Unital si è attivato da poco anche un canale WhatsApp, per cui le informazioni ci arrivano in tempo reale, e invitiamo anche ciascuno che è pratico con i social a segnarsi, a iscriversi al canale WhatsApp, proprio per avere in tempo reale le proprie le notizie dell'associazione e di quello che l'associazione fa. E quindi buona adesione a tutti, e ecco, diamoci da fare per questo nuovo anno impegnativo. In questo testo abbiamo parlato di Peregrinazio Marie, che penso che ci torneremo con calma, abbiamo già anche prima di Natale, quando... di Natale magari adesso abbiamo altri impegni più, anche con la sezione ci stiamo un attimo incominciando a organizzare, quindi avremo notizie un po' più precise, però ecco, anche noi avremo l'effigie, ospiteremo a marzo l'effigie della, non è un segreto, è a marzo. Sì, l'abbiamo già detto, quindi... ma è pubblico. Perché c'è il calendario, quindi va benissimo così. Io volevo soffermarmi su un'altra cosa brevemente, poi lascio la parola a Rita per gli appuntamenti di dicembre. E abbiamo aperto le iscrizioni per il corso animatori, che è una cosa di cui abbiamo parlato molto, sono venuti anche altri animatori a dare la loro testimonianza. E l'animatore di Pellegrinaggi, ma è adesso diventato l'animatore dell'associazione, e che si terrà dal 19 al 21 gennaio sempre ad Assisi, per cui chi volesse interessarsi, chi volesse approfondire questo servizio nuovo può rivolgersi a Rita o a me, e magari ecco, vorremmo ampliare ecco, questo gruppo degli animatori, e proprio per essere e ancora più dentro all'associazione impegnati nella diffusione del messaggio associativo e di Bernadette, messaggio di Lourdes e di Bernadette. Un ruolo molto importante, tutti i pellegrini, coloro che vengono a Lourdes, ecco, fanno questo percorso accompagnati. Accompagnati dall'animatore, veramente si entra nel vivo del discorso, della testimonianza di Bernadette, visitare i propri luoghi, insomma veramente un ruolo molto bello e importante. Avremo modo ecco di ridirci qualcosa. Certo, allora per quel che riguarda l'introduzione che Federica ha letto, vedremo se la diamo proprio il giorno della visione, perché è talmente molto bella. Sì, si trova sul sito, noi abbiamo il sito dell'Unitarsi, quindi lì trovate tutto naturalmente. Questa idea del cammino è anche poi sottolineata in una delle tessere con le parole di Papa Francesco: il pellegrinaggio è un simbolo della vita che ci fa, ci fa pensare che la vita è camminare, è un cammino. Se una persona non cammina e rimane ferma, non serve, non fa nulla. Mi è piaciuto questo, non fa nulla. Poi Papa Francesco è molto così immediato e spontaneo. Ecco, quindi in cammino, ovunque siamo, naturalmente nell'Unitarsi, ma a partire dalle nostre famiglie. E allora, appuntamenti, quindi 3 dicembre, vi aspettiamo, dico a tutti i soci, ma anche chi volesse venire a partecipare a questo nostro rito dell'adesione nella parrocchia di Santo Stefano, ore 17:30, la messa alle ore 18. Poi 8 dicembre solennizziamo l'Immacolata Concezione, per anni abbiamo fatto con la processione alla Madonnina del Porto, quest'anno faremo visita per la prima volta come gruppo unitalziano alla parrocchia della Madonna del Fuoco dal nostro Don Carmine, la messa alle ore 11, quindi mi raccomando, in divisa ufficiale domenica, per l'8 poi ci organizziamo. E poi abbiamo il pranzo di Natale, quest'anno rinnoviamo questa tradizione bellissima. Proprio il giorno del compleanno di Laurino. Esatto, 16 dicembre, quindi saremo ospiti al Cuore Immacolato nel bellissimo salone, veramente bello che ci accoglie, come abbiamo fatto una bellissima festa anche a Carnevale. E quindi vi aspettiamo, ci sarà una tombolata e concluderemo con la Santa Messa, anche ricordo di papà, siamo... E nella quarta domenica d'Avvento, se non vado errato, la terza mi pare, va bene, prima, seconda, terza domenica d'Avvento, proprio il 24. Ecco. Allora vi aspettiamo tutti, vi ringraziamo per l'ascolto. Allora, per quanto riguarda Penne, invece l'adesione anche noi la faremo di pomeriggio. Purtroppo la faremo anche noi, purtroppo, insomma, è capitato così, perché Don Andrea è disponibile, ecco, l'assistente e anche lui nel pomeriggio, e quindi anche noi la faremo nella messa serale alla chiesa di Santa Annunziata a Penne, nella messa delle 18:30. Quindi anche qui tutti i soci della sottosezione di Penne, i simpatizzanti, sono invitati ad essere presenti. Bene. Dobbiamo salutare. Ciao a tutti.
Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara.